Questa mostra si chiama Technoscape perché parte dalla convinzione che nel mondo di oggi, nella situazione in cui ci troviamo come ambiente e come persone che abitano l'ambiente, l'unica soluzione è una collaborazione stretta e un'interazione produttiva tra chi si occupa di tecnologia, chi si occupa di creatività e progettazione, chi si occupa poi del paesaggio, cioè della natura che abbiamo intorno, quello che chiamiamo scape. Due progetti che raccontano come dietro, ma dentro e anche accanto ai progetti, al talento di Renzo Piano, di Sana, di Toyo Ito, di Rem Koolhaas, piuttosto che di Frank Lloyd Wright o di Cedric Price, ci sono degli ingegneri con cui si sviluppa un dialogo straordinario, talmente straordinario che in alcuni casi sono gli ingegneri stessi, pensiamo a Nervi, a Musumeci, a quello che è il patrimonio italiano in questo senso, che sono essi stessi produttori di forma e quindi di architettura, l'architettura degli ingegneri. Technoscape è per noi un po' una mostra manifesto perché indaga una relazione forse non immediatamente evidente ed esplicita, ma che ci pone di fronte al tema del nostro tempo, cioè la interdisciplinarietà. Noi siamo, come Museo Nazionale d'Arte, di Architettura, del Design, assolutamente impegnati nel rafforzare tutti quegli spazi, in inglese si dice di collective disciplines, di discipline collettive, di interdisciplinarietà che possono far avanzare la creatività. Sono due grandi i temi di questa mostra. Da un lato questa collaborazione stretta e potente tra tecnica e creazione, invenzione architettonica. Dall'altra una trasformazione che il mondo stesso dell'ingegneria sta attraversando da una natura quasi maschile, strutturale, costruttiva che riguarda gli edifici a un mondo di azioni di tipo tecnologico, ecologico, a volte anche sociale, a volte sempre comunque costruttivo, che ci permettono di guardare al futuro con un occhio curioso e anche un po' ottimista rispetto alle possibilità che la tecnica ha oggi di collaborare con tutti gli altri interdisciplinarmente per continuare a conservare questo pianeta abitabile.